In questo video ti mostro tre siti per guadagnare soldi da casa e soprattutto da principiante. Quindi non devi avere competenze e puoi iniziare fin da subito. Ma non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo subito con il primo sito che si chiama rev.com. È un sito molto particolare perché puoi fare sostanzialmente due cose che sono facilissime. La prima è scrivere semplicemente ciò che stai ascoltando o guardando. E da quanto ho letto sul sito, il guadagno varia dai 0.30 agli 1.10 dollari al minuto. Se facciamo un calcolo, anche con la paga più bassa di 0.30, in un'ora andremo comunque a guadagnare 18 dollari, che per trascrivere un testo direi che è ottimo. Mentre la seconda cosa che puoi fare sul sito per guadagnare sono i sottotitoli. In questo caso devi guardare un video, solitamente una conversazione, e scrivere ciò che sta dicendo una persona o l'altra, aggiungendo anche spazi e pause quando servono. In questo caso la paga è più alta, si va dai 0.45 dollari agli 1.10 dollari al minuto. Se vuoi anche solo provare questo metodo, vai sul link che ti lascio in descrizione, clicca su freelancer e scorrendo in basso potrai scegliere quali dei due lavori fare. A questo punto ti basta registrarti e verrai ricontattato via mail per poter iniziare. Passando al secondo sito per guadagnare soldi da principianti, ti basta saper parlare italiano. Hai capito bene? L'unica cosa che devi sapere è l'italiano. E se stai guardando questo video molto probabilmente lo capisci. E quindi hai tutti i requisiti per guadagnare. In questo caso vai sul sito preply.com e come puoi vedere questo sito ti permette di insegnare la tua lingua. Infatti scorrendo puoi notare tutti gli insegnanti iscritti a questo sito ed in Italia ce ne sono più di 1700, che restano comunque ancora molto meno rispetto ai 17.000 di inglese, ragion per cui c'è ancora spazio e clientela per poter guadagnare. Per quanto riguarda i guadagni, per chi insegna italiano il sito paga 17,58 dollari l'ora, che al cambio attuale sono circa 16 euro l'ora. Se vuoi provare a guadagnare su questo sito, cerca Preply su Google oppure vai nel link che ti lascio in descrizione, clicca in alto su diventa un insegnante e crea il tuo profilo da insegnante. Una volta fatto ciò, ti basta attendere per essere ricontattato tramite mail e lì ti diranno la procedura da svolgere per iniziare a guadagnare. Il terzo ed ultimo sito si chiama User Testing e già dal nome puoi farti un'idea. In questo caso dovrai testare e provare i siti web delle aziende. Non devi avere conoscenze informatiche per farlo, perché ti basterà aprire i loro siti, navigarli, cliccare i pulsanti che ti dicono loro e guadagnerai grazie al fatto che li stai aiutando a scoprire nuovi ed eventuali bug. I test dovrebbero durare sui 20 minuti, ma in realtà diciamo che possono durare fino ad un'ora. Per quanto riguarda la paga, si parla di 30 dollari per ogni test completato. Per provarlo, vai sul loro sito, ti lascio sempre il link in descrizione, clicca in alto su Get Paid to Test, inserisci la tua mail e attendi che ti invino una mail con le istruzioni per cominciare. Spero di esserti stato utile anche oggi. A presto.